Buonasera a tutti, dovreste sentirmi e vedere anche il mio monitor. Come sempre è gradito un feedback in chat. Ok, ho lanciato anche la registrazione su una pagina Facebook, quindi possiamo iniziare. Allora, mi raccomando, prendete sempre nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio, in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 61% dei conti dei clienti al dettaglio di Tecnomil Euro LTD perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questa sera con me un gradito ritorno, questo è un secondo webinar che faccio insieme a Massimo Rea, trader indipendente, che saluto. Ciao Massimo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, buonasera Giuseppe. Perfetto, allora parleremo del tuo tool, il POP Scanner, però prima di entrare nel vivo, come sapete, chi segue ormai i webinar di Tecnomil, c'è la presentazione del broker regolamentato SISEC con appunto la denominazione Tecnomil Europe, regolamentazione SISEC con registrazione presso la Consob, il che significa che i fondi sono segregati e separati dalla società, assicurati fino a 20.000 euro. Tecnomil è un broker non dealing desk, che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider con una velocità di esecuzione ultra rapida, media di circa 0,2 secondi, grazie a oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono commissioni sugli indici, sono disponibili anche i microlotti sugli indici americani e il DAX. Con Tecnomil non avrete mai un report, e potete utilizzare tutte le strategie che ritenete più opportune, come scalping, arbitraggio, eccetera. Non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa qui che vi sto mostrando adesso, questa slide, è uno screenshot che ho preso direttamente dal sito della Consob, dove sono registrate tutte le imprese di investimento senza succursale. Tra le centinaia di imprese finanziarie troverete anche poi quella di Tecnomil con il numero di iscrizione all'elenco 4310. La tipologia di account: sui conti Forex CFD, Tecnomil offre due tipologie di account, con una su senza commissioni a cui senza, scusate, senza spese, a cui vanno poi applicate delle piccole commissioni. Si differenziano poi conto pro e conto VIP a seconda del deposito, e poi c'è il conto classic, che qui in realtà non ci sono le commissioni, ma gli spread partono da 1,6. Poi abbiamo anche i conti futures, questa è una novità da ormai diversi mesi. Abbiamo lanciato la C2G, che è la piattaforma con cui poi permettiamo l'accesso ai mercati regolamentati. Con un deposito minimo di appena 1.000 dollari, avete la possibilità di poter negoziare direttamente futures e opzioni. Se avete invece già una vostra piattaforma, quindi ad esempio come Multichart, Bookmap o anche Sierra Chart, potete usufruire del nostro data feed e quindi connettere attraverso API il flusso della C2G, quindi con le relative commissioni che sono molto vantaggiose, direttamente a queste piattaforme. Non ho menzionato TradingView, che è comunque anche molto valida come piattaforma, e avrete la possibilità appunto di negoziare futures e opzioni attraverso queste piattaforme che vi ho indicato. Tornando sul discorso dei CFD, questa è una tabella che ho preso da MyFXBook, che è un sito esterno che ha una sezione molto interessante in cui mostra e va a confrontare quella che è l'offerta dei vari broker sul lato spread e commissioni, e noterete come per la maggior parte del tempo Tecnomil abbia spread e commissioni molto più basse rispetto ad altri broker. Me ne accorgete da questa casellina che si illumina di azzurrino e rispetto appunto ad altri broker. E poi chiudo la presentazione relativa a Tecnomil con questa tabella in cui vi mostro quelle che sono le commissioni applicate su un lotto di euro-dollaro. Sul conto pro abbiamo 4 euro in apertura e chiusura, sul conto VIP addirittura 2 euro, quindi la metà,
Questo rispetto alla media degli altri broker che ho visto più o meno applicare circa un 6 euro run turn, avete come risparmio con il conto Pro circa il 30% e con il conto PIP oltre il 60%. Allora, io ho terminato la mia presentazione, Massimo, quindi sì. Poi ti devo passare forse il... Sì, la condivisione. Sì. Riesci? No, ancora no. Allora, aspetta, prova adesso. Ora ci siamo, perfetto. Ok, ora dovreste vedere il mio schermo. Ci date un feedback in chat, per favore? Sì, ti confermo comunque che si vede. Vediamo le tue slide. Volume Profile Training Pop Scanner Tool. Perfetto, perfetto. Si vede, perfetto. Anche i ragazzi rispondono. Benissimo, allora posso cominciare, Giuseppe? Sì, io allora seguirò ovviamente anch'io il webinar, certo. Massimo, qualora ci fossero delle domande pertinenti, magari ti blocco un attimo, ti faccio la domanda. Ce n'è una su Tickmill, un attimo a cui rispondo, con quella di Carlo, non sapevo che Tickmill avesse multichart, come si può avere il link. Allora, non abbiamo direttamente la multichart, è una connessione API, quindi se hai già la tua multichart, che è una membership attiva, di un anno, quello che è, oppure a vita, poi dipende un po' dai costi della multichart, vuoi connettere il data feed, quindi ti serve materialmente l'accesso al mercato per poter negoziare, al costo di $10 al mese puoi avere l'API appunto della CQG di Tickmill. Per farlo basta puoi andare sul sito di Tickmill oppure mi mandi direttamente un'email e ti dico poi come avere il tutto, come iscriversi, perché serve comunque registrare un conto con Tickmill. Ti scrivo adesso l'email accanto al tuo commento, così potrai poi inviarmela. Ok, vai pure, Massimo. Perfetto, perfetto. Allora, intanto do il benvenuto a tutti quanti, bentornati a questo secondo evento con Tickmill, molto, con molto piacere. L'ultima volta abbiamo parlato appunto dell'operatività Volume Profile e oggi faccio vedere applicata su un nostro strumento quel tipo di operatività. E prima di andare a vedere ovviamente come funziona lo strumento, che poi potrete provare gratuitamente per una settimana, andremo a vedere ovviamente come funziona la strategia che gira sotto. Allora, intanto il concetto che bisogna andare a conoscere quando si utilizza questo strumento è che è basato sulla liquidità. La liquidità ovviamente è ciò che muove i mercati e poi quindi andremo a vedere le due sezioni. La prima sezione è lo studio della liquidità, la seconda parte andremo a studiare il POP scanner. Allora, la liquidità ci dà un'informazione chiave, cioè c'è quella che è già sul mercato e quella che ancora deve entrare. Quella che è sul mercato, quindi già dentro, darà sempre una reazione a quella entrante. Non ci sarà quasi mai un evento in cui quella entrante di liquidità non sarà correlata a quella già all'interno. Soltanto negli eventi ovviamente di shock dei mercati, come per esempio il crollo Covid o le torri gemelle, quindi eventi non dettati da fattori macro. Allora, intanto spieghiamo anche che cos'è il POP scanner. Il POP scanner appunto è uno studio della liquidità, vi permette di guardare 200 asset a diversi time frame e diversi asset ovviamente. Possiamo farlo su Forex, sull'indici, su azionario e su materie prime. E attualmente non è ancora attivato per le cripto, ma lo sarà dal 2020, perché le cripto, sapete benissimo, girano sulle blockchain e per poter noi usufruire di un archivio, perché qui noi creiamo noi stessi un archivio dei volumi di questi settori, possiamo... Sì, si vede solo la foto, Gianluca. Ora andremo a vedere tutto il resto, non vi preoccupate. Ciò che andiamo a fare, è, ovviamente con le cripto, è il problema andare a leggere sulle blockchain, che però noi sappiamo fare, perché anche noi siamo in procinto di creare una nostra blockchain che probabilmente da gennaio, visto che saremo a New York,
avremo modo di presentarla, poi magari vedremo aggiornati. E oggi comunque andiamo a vedere su questi asset come si comporta e come possiamo noi sfruttare a nostro favore, quindi la liquidità. Quindi io direi di togliere le slide perché per quanto mi riguarda, dove si impara effettivamente è sempre sui grafici. Allora, vi faccio un primo esempio che è l'esempio che noi mostriamo ai nostri studenti che ci seguono. Noi siamo sui mercati dal 2001 e lo strumento che andremo a usare oggi lo avete già visto in un webinar con Tickmill. E vi mostreremo poi questo video, ce l'ha sia Tickmill sul proprio profilo ufficiale, anche sul nostro, poi alla fine vi faremo vedere. Comunque, per capire la liquidità è sempre il gioco, è sempre da parte degli smart, che sono istituzionali, bancari e fondi, e i dump money siamo noi, coloro che teoricamente siamo ignoranti, nel senso che ignoriamo come si muove la liquidità all'interno del mercato. Questo è vero dal momento in cui però noi non sappiamo leggere qual è la situazione. Questi sono i due crolli Covid, scusate, i due grandi crolli, il crollo del 2000 e il crollo del 2008. Ora vi faccio vedere perché, per quanto mi riguarda, quando io insegno è il grafico che dà ragione, non le mie parole, perché io posso dire qualunque cosa, potrei essere chiunque e avrebbe una valenza ridotta la mia parola, mentre i grafici non possono mentire. Ed ecco che vi faccio vedere come avremmo affrontato, per esempio, la crisi del 2008 con lo strumento che già abbiamo visto l'ultima volta. Si chiama Volume Profile. È uno strumento semplicissimo da leggere perché abbiamo dei volumi che a livello di prezzo sono più lunghi e più corti. Tanto più è lungo, tanto più quel livello di prezzo è stato interessato da coloro che entravano al mercato. Quindi molto semplice. Ora, vi faccio vedere prendendo solo la punta maggiore, questa, questa ed questa. Qui sono uguali, io la ritengo più un'area quando sono più o meno uguali. E questo ovviamente, quello già che lui ci dà, il POC, il volume profile è già identificato come POC, ossia point of control, punto di controllo, dove è stato iniettato la massima quantità di ordini. Allora, cosa posso fare? TradingView ci dà uno strumento bellissimo per fare backtest, che si chiama Replay, e io lo metto qui. Ok? Rimangono le linee che ho messo, e vi faccio vedere come, pur essendo long in una crisi, sempre solo long, potevamo essere profittevoli. Calcolate che qui siamo su un time frame weekly, dove questi volumi hanno una valenza maggiore. Tanto più ci abbassiamo di time frame, tanto più la valenza va a scendere. Ora vi mostro come al primo tocco di ogni linea, ok, avremmo avuto una reazione, e ve lo faccio vedere mandando avanti il replay, ovviamente. Vi segnerò la percentuale che avremmo anche eventualmente fatto. Questa è una simulazione che lui ci mostra come si è comportato il prezzo in quel momento. Reazione. Metto un attimo in pausa. Prendo uno strumento che mi aiuta a misurare questa percentuale. Ovviamente nessuno avrebbe mai chiuso ai massimi. La prima reazione, potenzialmente, un 16%. Ok? Nessuno ovviamente avrebbe mai fatto una chiusura ai massimi, quello è chiaro. Andiamo avanti. Ok. Gianluca, vedi ancora la foto? Tutti quanti vedono la foto? Credo sia strano, Gianluca, perché io vedo le slide, quindi. Ok, vedi il grafico tu, Giuseppe? Cioè, scusami, vedo il grafico adesso, sì. Perfetto, Prima vedevo ok. le slide e poi adesso il grafico. Ok, grafico, Ti grazie confermo il Alberto. grafico, quindi magari Gianluca controlla un po' le tue impostazioni. Sì, allora, seconda reazione, per chi mi segue già sa, l'ha già visto, i miei studenti già, è una delle prime cose che vedono. Tocco, vediamo che cosa succede. Quindi in una crisi, come vedete, quel livello è stato difeso. Andiamo a misurare.
dalla linea al massimo, ovviamente nessuno avrebbe mai chiuso al massimo, magari anche a metà andava bene, qui avremmo fatto potenzialmente un 18. Andiamo avanti. Eccoci qua, terza reazione. Vediamo dove arriva. Ok, sta flettendo. Misuriamo. E anche qui potenzialmente un 23. Ovviamente non avremo mai chiuso ai massimi, lo ripeto più volte perché non vorrei passare per quello che riuscirebbe mai a chiudere qui su. Impossibile, nessuno è in grado in quel caso. Però tutti avremmo potuto entrare a queste linee, delle semplici linee dei massimi accumuli. Andiamo avanti. Ecco qui, torniamo giù. E arriviamo alla terza linea, reazione. E come vedete avremmo avuto anche qui un potenziale 20%. Andiamo avanti, adesso finiamo la crisi, tanto già so che la crisi finisce qua, perché adesso qui andrà a fare un riaccumulo e poi partirà. Come potete notare, in un periodo di crisi che durava all'incirca 2 anni, la crisi è durata dal 2008 agosto al 2013, 2003, scusate, in 3 anni il prezzo scendeva, noi con 4 operazioni long avremmo fatto comunque profitto. Ok? Questo ovviamente non è magia, è semplicemente liquidità che quella dentro, all'interno, non darà mai, non sarà mai passata per scontata dal prezzo quando andrà a interagire con quel massimo accumulo. Perché questo? Perché questi accumuli hanno generato questo rally. Io adesso ho misurato con lo strumento quest'area qui, come vedete è un po' più azzurrina, ok? La misurazione è stata fatta con quest'area, quindi ho misurato il rally. Ciò che coloro che sono entrati qui hanno determinato questa salita. E quando arriva di nuovo al prezzo in cui loro hanno spinto di più, detto in parole povere, è proprio lì che loro vanno a difendere, poi fanno cassa e poi scaricano. Ok? Questa è la reazione che ci dà il potenziale del volume profile ed è quello che noi abbiamo applicato al nostro box scanner ed è anche quello che noi insegniamo ai nostri studenti. Allora, ora vi faccio vedere, per esempio... Massimo, parliamo ovviamente di primo retest, no? Di quei livelli. Sì, la prima... Benissimo, hai detto la cosa giustissima. Il primo tocco dà la massima reazione. Ci sono anche strategie per i successivi tocchi, ma oggi parliamo solo del primo, che è quello che ci dà il rendimento maggiore. Ok? Perfetto. Allora, andiamo a guardare, per esempio, l'indice in questo momento. Questo è l'S&P. Andiamo a guardare il Nasdaq. Poi ovviamente guarderemo sia Forex, guarderemo sia cripto e materie prime. Vi faccio vedere le reazioni su tutti i fronti. Allora, questo è il Nasdaq. Intanto qua già vi posso dire, io essendo un analista tecnico, volumetrico, smart money, vi posso già dire che chiunque dice che l'analisi tecnica non funziona è perché probabilmente non ci vede bene, ok? È chiaro che questi livelli sono molto sentiti dal prezzo, con delle belle pesche di liquidità, come vedete è uscito fuori per andare a pescare gli stop dei short sellers, e qui vi faccio un'analisi volumetrica e vi faccio vedere ovviamente come reagiva e vi do anche una informazione in più che prima non vi ho dato. Qui che cosa è successo? Confluenza, trend e POC più forte. Ok. Ora vi faccio vedere un'altra cosa. Qui non è la stessa cosa. Ok? Lo vedete? Quindi per farvi capire che la reazione non avviene escludendo la situazione macro che sta avvenendo. Cioè, se qui, a parte che la reazione un po' c'è stata qui, una piccola reazione c'è stata, volendo, si poteva anche sfruttare. Anzi, ho messo anche male il volume profile perché queste candele dopo non c'erano. Mettiamo il caso che eravamo fin qui, il POC era comunque qui e la reazione c'è stata. Okay? Si vede chiaro, no?
Poi però perde la partita con i sellers questa reazione. Perché? Perché non possiamo scorrelare l'analisi volumetrica con quella dei grafici, quindi va messa in unione a un'analisi della situazione in cui si trova, in questo caso il Nasdaq. Quindi non si può scorrelare il POC che andiamo ad analizzare, quindi non va messo alla cieca, non so, in base a come vedo il grafico e vado a mettere, per esempio, se prendo tutta l'area, ok, il po' più grande è questo. Qualcuno potrebbe domandarsi perché non si è fermato qui, perché non va applicato in questo modo in quest'area, perché il prezzo era alla metà del canale e poteva al massimo dare questa reazione, ma la reazione massima te la dà ovviamente la situazione macro, che è la liquidità che fa muovere in questo modo il prezzo. Okay? Quindi va contestualizzato come va applicato il volume profile ed è così che noi l'abbiamo messo sul POC scanner. Allora, vi faccio vedere anche, noi l'anno scorso con Giuseppe abbiamo fatto un webinar. Nel webinar vi faccio sentire 10 secondi cosa abbiamo detto e vi mostravo il mio volume profile per la MT4. Questo è euro-dollaro, se non lo riconoscete, c'è scritto qui su. Vi faccio sentire 10 secondi di ciò che abbiamo detto io e Giuseppe. Il mio, basta cercare una delle più grandi, tipo questa o questa, e potrebbe Quindi lì essere andiamo short. sì, lì appena arriva per le prime volte avrete sicuramente una reazione. E Questo che però area è? voglio Perché non riesco a vedere il guarda 1.2284 prezzo, eh? e 1.2331, quindi segnatevi quest'area nel caso in cui quel giorno storna. Mi dovete 50 euro. Ok, se vi ricordate, ho detto mi dovete 50 euro. Ora, oggi non so chi me le deve dare, però questa era l'area in questione, se vi ricordate. Ok? Ovviamente stavo scherzando allora, però come vedete, questo è euro-dollaro oggi. Questa è stata il POC da noi analizzato in questo video, lo vedete chiaro, e questa è stata la reazione. Io ho chiuso la mia operazione, ovviamente l'ho fatta perché quando analizzo, nonostante l'abbiamo fatta in diretta, lo avevamo preparato l'ordine e abbiamo chiuso a questo doppio minimo. Poi adesso con i problemi che sta avendo il dollaro a causa dell'inflazione alta, ovviamente sta perdendo terreno. Comunque, come vedete, la Ciao reazione c'è Massimo, stata. ti devo appunto una, Di no, no, 50 una cena con euro. 50 euro, poi vediamo, ci organizziamo. Non mi ricordavo quel passaggio, ma complimenti, è stato preso al millesimo. Grazie, ne Poi abbiamo detto ovviamente c'è anche la un altro. registrazione, ve la potete andare a Sì, riprendere. questo video è del 27 novembre, lo trovate sul mio canale che poi ne parliamo dopo se volete. Va E bene, ok. qui c'è anche NZDUSD, avevo dato due opportunità quel giorno, ok? Questo era il po' più forte e andiamo a vedere NZDUSD, anche qui l'operazione è andata. Okay. Qua ovviamente andiamo a rispondere anche a una domanda, alla domanda del secolo. I volumi sul Forex, come vedo anche c'è Matteo che chiede, i volumi sul Forex sono buoni? Questi volumi qua, ragazzi, ovviamente vanno a fare un cumulativo di tutti gli ordini che sono inseriti in quest'area. Non ha importanza che il Forex sia un OTC, quindi un mercato over the counter, perché comunque ciò che rende questa linea il massimo ingresso avrà sempre una reazione, darà sempre una reazione al prezzo, tranne, come vi ho detto prima in premessa nelle slide, tranne nei periodi di shock del mercato. Ok? Per esempio, nel periodo del crollo Covid, vi faccio vedere il mio ingresso sul minimo, cancello un attimo questo. Ok. Qui sul crollo Covid, questo è S&P crollo Covid, come si intercettava il minimo facendo questo tipo di analisi qui. E questo era il mio ingresso al crollo Covid. Ok? Si vede chiaro e tondo che è lui che frena il prezzo perché la chiusura non riesce ad andare al di sotto, come è successo anche qui con NZD. La chiusura ha tentato, ma hanno difeso a morte purché andasse giù. Quindi questi livelli
danno un'indicazione molto importante di quanto è importante tutti i soldi che già sono dentro al mercato, che daranno sempre una reazione. Tutti coloro che dovranno prendere posizione, soprattutto l'istituzionale, perché non siamo noi a generare questo tipo di volume. Ora, anche qui bisogna andare a contestualizzare, perché io so dove andare ad analizzare. Se una persona avesse fatto una cosa del genere, qui il pop più forte era qui. Intanto vi dico che anche qui avreste fatto profitto. Ve lo faccio vedere a livello daily. E andiamo a vedere, perché la weekly non si vede, ma a livello daily si vede. Scusate se vado veloce. Ecco la reazione. Questa era la candela verde che ha generato quella reazione. Okay? Si vede chiaro, di un 5%. Quindi, come vedete, la reazione a questi livelli sono molto, molto importanti. Ora, io vado molto fiero della, e se me lo concedete, io faccio sempre vedere ciò che fanno i miei studenti, perché noi abbiamo il 90% dei nostri studenti che sono profittevoli utilizzando queste strategie. Vi faccio vedere il loro report. Vado molto fiero, questo è sull'azionario, come vedete, ok? E il 90% dei nostri studenti è profittevole proprio per questo motivo, perché noi li testiamo, facciamo dei test ogni settimana e facciamo, come vedete, questi sono i test che noi chiediamo a loro. Chi sbaglia deve andare a rivedere le lezioni, altrimenti non può operare, li blocchiamo, perché per diventare profittevoli bisogna studiare. Questo è chiaro, ragazzi. Se pensate giustamente di andare sul mercato e guadagnare 20 pip, non ci riuscirete mai senza aver nessuna base, neanche utilizzando il volume profile. Come avete visto, le reazioni ci sono, ma se non si hanno le conoscenze e non si sa dove metterlo, non si ha la possibilità di sfruttarlo al meglio. Allora, noi lo abbiamo applicato. Questo è uno strumento che io creai 10 anni fa per me, perché io, non riuscendo ad analizzare qualunque situazione si presentasse sul mercato, mi sono creato un assistente. Che cosa fa questo assistente? Mi va a guardare su vari time frame, a 5 minuti, 15, 30, 1, 4 e daily, il livello di pop più forte. Ci sono 3 pallini, come vedete, 2 piccolini ed uno più grande. Queste sono le condizioni che lui va a cercare, cerca 3 condizioni, come vedete qui si sono soddisfatte 3 condizioni, è diventato verde con una freccia che punta in alto. Significa che EURCHF sta per arrivare, zoom un po' la situazione, verso un livello di POC interessante. Qui sotto c'è scritto attivo a livello, come potete notare, livello attivo, scusate. Significa che questo livello, quando verrà intercettato, avrà una buona percentuale di regalarci una reazione. Ora, qui siamo a 5 minuti e vi avviso già da subito che i pop più forti vanno dal daily, 4 ore, un'ora, man mano che scendiamo la forza diventa sempre meno. Quindi un 5 minuti potrebbe sì dare una reazione, ma io qui, nel caso in cui andassi a fare questa operazione, andrei comunque ad analizzare la situazione di EURCHF, vedere se in ogni caso questo livello di prezzo si trova a un livello chiave di supporti e resistenze in base a che tipo voi di analisi fate. Io, essendo analista tecnico e anche smart, vado a cercare le inefficienze del mercato, cioè quando ci sono sovraestensioni e possono andare a ricoprirsi, come sta facendo ora. Queste sono estensioni, non fate caso alle medie perché le dovevo togliere, ho dimenticato, e vado ad analizzare ovviamente i vari tipi di reazioni che ci sono, anche se qui già vi devo dire la verità, la prima reazione già l'ha data, ok? Si è distaccato, ha toccato e questa è stata la reazione, ok? Un livello di prezzo ha una forte valenza, soprattutto quando ci si distacca molto, ritorna dopo un tot di periodi, che non sto a dire qua perché è ovviamente il segreto anche di questo strumento, e poi ha una percentuale più alta di reazione. Okay? Quindi lo strumento è molto semplice da leggere. Al lato sinistro abbiamo tutti i cross, lo utilizziamo per Nasdaq, per Nikkei, materie prime, oro, argento, euro, dollaro e tutti gli altri cross. Io lo uso soprattutto per il Forex.
Come vi ho detto già prima, per il cripto ancora non è abilitato perché dobbiamo riuscire a leggere sulla blockchain tutti i dati per riuscire a portarlo qui. Quindi è un lavoro piuttosto importante. Cosa succede? Cosa mi dice lui quando è attivo? Intanto qui sotto io scelgo un asset qualunque, ci caricherò il file su. Poi c'è un PDF, quando andrete sul nostro sito, e ve lo faccio vedere un secondo, nella sezione sviluppo, c'è un PDF che vi verrà scaricato. Qui fate prova con una mail e vi dirà come andrà installato. Ovviamente vi daremo una mano anche noi. Ci saranno dei nostri tecnici che danno una mano. E cosa fa lui? Quando si accendono tutti e tre i pallini, è pronto, significa che ci stiamo avvicinando al livello chiave. Come NZD CAD, ci stiamo avvicinando a un livello chiave, che è questo. Quando arriverà qui, con una buona percentuale, ovviamente 5 minuti la percentuale di riuscita è inferiore rispetto a un daily, se vi si accende un daily dovete ringraziare. Quando vedete questa schermata, perché capiterà anche a voi, significa che non si sta aggiornando, perché lui si aggiorna ogni 5 minuti e teniamo frizzata la schermata per evitare che andasse ad analizzare 200 asset in tempo reale e andrebbe a rallentare la situazione. Per farlo aggiornare basta schiacciare il tasto spazio e lui si aggiorna. Quindi il funzionamento è semplice, ci sono frecce in basso, frecce in alto, pallini verdi, pallini rossi, sono semplici da capire. Ora faccio un po' di click su qualcuno, tipo GBP AUD, basta cliccare sul pallino, si apre un'altra schermata e compare la linea del POC di interesse. Se ci arriva, la percentuale che ha una reazione è molto elevata, come avete visto prima nelle prove. Vi ripeto, il time frame più alti sono quelli più affidabili, sempre. Ok, poi avrete anche la possibilità di attivare i messaggi sul cellulare, l'attività di attivare la possibilità di messaggi email, potete attivare messaggi ovviamente sonori, che adesso li ho disattivati, altrimenti ogni 5 minuti mi avvisa, ok? Quindi potete disattivarli nella sezione interna, c'è alert e push, ok? Che potete attivare o disattivare. Come vedete, ho attivato il push al cellulare, questo per mandare i messaggi al cellulare. È molto semplice da mettere, qua ci andrà messa una mail, qui gli asset che vanno separati semplicemente con una virgola. Bisogna solo stare attenti a mettere il nome corretto che ha TickMill, per esempio, nei nomi del proprio conto. Ok, quindi questo è l'unica cosa da fare. Non vedrete niente quando sono tanti dentro, perché qua diventerà, non si vedrà niente dentro, quando inserite tutti gli asset possibili, sarà blank, ma ci sono comunque dentro. Il funzionamento è molto semplice, come avete visto. C'è semplicemente una linea qui che mi dà una reazione. Adesso vediamo se siamo fortunati a trovarne una che è quasi pronto. Eccolo qua. AUD USD, per esempio, lo facciamo per il prossimo webinar, segnatemi questo livello. Vi faccio vedere anche il prezzo. Ok, AUD USD H4, abbiamo questo potenziale livello di reazione. Così al prossimo webinar lo facciamo rivedere. Ok, quindi questo è il funzionamento, molto semplice. Si accendono, quando si accende un pallino è soddisfatta una condizione del POC scanner. Due pallini si sono soddisfatte due condizioni, ne ha tre, si accende la terza condizione, è pronto per poterti fare l'operazione. Questo è molto semplice. Vi faccio vedere anche per curiosità, perché a me piace mostrare la mia operatività live. Noi facciamo le live ogni lunedì, mercoledì e venerdì sul nostro canale YouTube, questo qui. E vi ricordo che l'anno scorso eravamo in 100 e vi ringrazio a tutti gli iscritti che ci stanno seguendo e stanno continuando ad aumentare. Lavoriamo sull'inflazione, sulle cripto, facciamo analisi macro, facciamo analisi di truffe, come è successo con Squid Game, se l'avete visto, facciamo le live con la Fed, facciamo vari tipi di contenuti che ovviamente questi sono tutti gratuiti. E vi faccio vedere anche, all'onor del vero, la nostra operatività swing sull'azionario. Come vedete, queste sono
abbiamo Walmart, Tesla, Nike, Apple e così via. Questa è la nostra equity sull'azionario swing, e questa su MyFX Book è la nostra equity sulle CFD. Come vedete, queste sono tutte le operazioni aperte, siamo tutte in profitto. Ve le faccio vedere anche qui per mostrarvelo, che sono tutte in profitto. Okay. Abbiamo Nasdaq, come vedete seguiamo il canale, abbiamo l'S&P, abbiamo il Dow che siamo dentro da un bel po', abbiamo il DAX che siamo in profitto, materie prime, abbiamo anche il Nikkei, siamo in profitto in due operazioni, abbiamo l'argento dentro con due operazioni profittevoli, oro, due operazioni profittevoli, petrolio, long da qui, abbiamo fatto anche un shortino veloce qui, adesso vediamo se ci rompe il livello chiave di resistenza. Poi, cripto, siamo long dai minimi, Ethereum, Bitcoin, dai minimi da retest e adesso abbiamo fatto nuovi massimi, ovviamente siamo anche dentro con CAD CHF, provate a indovinare qui che cosa ha incontrato sulla sua strada, ve lo analizzo velocemente, che cosa ha fatto, è andato giù. Ok, vi faccio vedere solo alcuni, perché mi avete chiesto su alcuni asset, per esempio su sulle cripto, BNB, quindi Binance, provate a indovinare questa reazione da che cosa è avvenuta, anzi io vorrei anche delle domande da parte vostra, vi analizzo io i volumi su un asset che mi richiedete voi. Ah, scusate, state scrivendo, non ho letto. Allora, come facciamo a capire? Fatto io, Massimo. Ah, scusami. Fatto io così. Okay. Sì, vorrei okay, chiedere a loro. Discorso qui, poi ti giro le domande di Matteo, anche Donato. Allora, sì, per esempio qui abbiamo le cripto. Le cripto, come sapete bene, l'analisi tecnica non ha una grande valenza, tranne io utilizzo supporti statici, dinamici un po' di meno, però la più importante valenza è sempre la liquidità, è la padrona dei mercati, di tutti i mercati. Nessun mercato è esente dai soldi che sono già dentro e non avrà mai una reazione indifferente da ciò che già ha generato. Per esempio, questo POC qui ha generato questa correzione, ok? E chi ovviamente ha generato questa correzione, qui va a difendere la propria posizione. Qua parliamo di whale, ovviamente, anche istituzionale, perché sapete benissimo che le cripto da quest'anno hanno un grandissimo apporto di istituzionali dentro. C'è JP Morgan, c'è Goldman Sachs che già offre servizi di cripto, quindi abbiamo le più grandi banche del mondo che già sono riversate. Vi faccio vedere Ethereum, come siamo entrati, anche se l'avete già visto dalla MT4, come sono entrato secondo voi dai minimi assoluti. Eccoci qua. Questo è il livello che questi compratori non hanno permesso di perdere, questo livello, generando questo profitto qui. Ok, allora io direi che se possiamo rispondere a qualche domanda, se vuoi, Giuseppe. Sì, allora, Matteo ti chiedeva ovviamente se questa logica può essere applicata a ogni sottostante, l'hai spiegato poi nei successivi sì. Minuti, quindi direi di non soffermarci troppo. Sempre lo stesso Matteo ti faceva comunque però una domanda interessante sul POC, chiedendoti sì. Per cui deve arrivare sul POC in un certo tempo dopo che prima si è distaccato da esso per avere maggior successo? Allora, le situazioni sono molteplici, ci sono fasi di lateralità che vanno gestite in un modo, fasi di rally che vanno gestite in un altro modo. Questo ovviamente sono ciò in un'ora non riuscirei mai a farlo capire, però i POC hanno delle delta. Le delta sono i massimi inserimenti di ordini, ve lo faccio vedere solo un secondo, dei massimi inserimenti di ordini che si identificano quelli. Ve lo metto qui, mettiamo un attimo lineare e metto il volume profile a sessione. Allora, i volumi hanno una grande valenza quando si presentano delle delta, che sono queste, che è quello che noi insegniamo ai nostri studenti. Queste sono delle delta, sono delle tipo domodossola, altre non hanno la stessa conformazione, come vedete. Ok, quando si intercettano queste, è quello che fa il nostro strumento, per esempio il POC scanner.
lì in linea di massima è dove il prezzo ha la massima valenza. Se si distacca da questo POC, ha più probabilità che poi quando ci tocchi abbia una reazione. Gli altri non è così. Qui adesso siamo in H1, quindi rispondendo alla domanda, dipende da dove si trovano le delta, ok? Ed è quello proprio che noi insegniamo ai nostri Ma ragazzi. questi sono generati da momenti di lateralità più prolungate? Sì, Esatto. generalmente gli accumuli ovviamente sono i massimi catalizzatori dei POC, no? Quindi tanto più si genera una lateralità, tanto più quel livello verrà difeso, come Quindi avete se c'è detto. stata lateralità e poi Sì. un'esplosione, se ritorna su quella zona lì Esatto. che ha generato l'esplosione, al primo tocco dovremmo farci trovare pronti per beccare il probabile pullback, giusto? Sì, esatto. Quello è lì ha la massima reazione. Lì. Ovviamente, quando mettete i volumi, se lo mettete così, non avrete il POC qui, come vedete. Lo avrete ovviamente a livelli in base a quello che analizzate. Quando il prezzo torna giù, dovete imparare a leggere cosa si sta presentando sul grafico. Qui c'è una conformazione di congestione. Quindi io so che se metto il mio POC. Qui stai rispondendo un po' alla domanda di Donato, che magari Sì? te la Prego. integro così finisci il discorso, perché lui ti chiede come faccio a capire se tocca il POC dove andrà, se scende per esempio e tocca il POC, come faccio a capire se è in rimbalzo o rompe al ribasso? Ah, questo è molto semplice. Se il prezzo si trova al di sopra è perché questo POC hanno vinto i buyers. Quando ritornano, i buyers difenderanno. Se si trova al di sotto il prezzo e ci ritorna, ovviamente avranno vinto in questa fase i sellers e andranno a difendere la loro posizione. Okay? In base a dove si trova. Quindi anche il POC scanner, scusate, era l'altra, quando il prezzo si trova al di sopra, la reazione è verso l'alto, ovviamente. Perché il POC, che cos'è il POC? È tutti gli ordini che hanno generato questa salita. Quindi, quando poi iniziano a perdere la partita, coloro che hanno generato questa salita, qui andranno a difenderlo, quindi si entrerebbe long. Viceversa, se il prezzo fosse al di sotto, vi faccio vedere anche un esempio al di sotto, con GBP USD. Ok, qui se il prezzo torna qui, la reazione sarà ovviamente di sell. Oggi ovviamente, non avendo noi troppissimo tempo, ho già fatto anche un webinar sul nostro sito, molto approfondito, sempre nell'area sviluppo, un webinar totalmente, era un webinar fatto da noi interno, quindi potete rivederlo anche qui, okay? Nella sezione sviluppo, del nostro sito. Se posso mettere il link del sito, Giuseppe, in chat? Sì, puoi mettere il link. Allora, se Ok. avete qualche altra domanda, volete analizzare un mercato, così capiamo Sì. bene, magari anche con un esempio proprio in tempo reale, scrivetelo, Esatto. così poi lo giro a Massimo, perché ci mancano, abbiamo un 5 minuti prima della fine del webinar, quindi se volete chiedere, altrimenti io te la chiedo io un'analisi, anche Sì, se l'hai fatta volentieri. e puoi già vedere. Ah, Donato chiede se per le azioni vale. Sì, Sì, credo di sì. vale per le Sì. azioni, ma guarda, ve lo faccio vedere in tempo reale per le azioni. Vi faccio È su vedere dove. M24 e M25, giusto? O solo Solo M24? MT4, scusate, sì, no, la Ok. 5 non l'abbiamo implementata. Solo MT4. Però vi do un consiglio, E ti l'MT4. chiedo poi il gold, scusa se ti ho interrotto, No, così magari nessun poi. problema. Se voi utilizzate la MT5, scaricate la MT4 di Tikmill, ci mettete sul POC scanner, lui lo usate come strumento a parte. Non necessitate di avere POC scanner sulla MT4 dove lavorate. Ok? Quindi se vi scaricate una demo di Tikmill, ci mettete sul POC scanner e poi lavorate sulla MT5, lui lavora, fa il suo lavoro, voi l'operatività la fate sulla 5. Quindi non necessitate di avere il POC scanner sulla 5 perché basta scaricare la 4, metterci su questo e quella 4 la usate solo per il POC scanner. Come faccio io d'altronde? Io ho due MT4,
Su una c'è il box scanner perché lì lui lavora e lo lascio in pace a lavorare. Su un'altra MT4 io vado a fare l'operatività in base a quello che mi dice il box scanner. Quindi non siete vincolati all'operatività. E tu stai facendo, poi io vi ricordo comunque, tu stai utilizzando una Training View, no? Sì. Che è anche disponibile con TickMill attraverso. Sì, esatto, bravissimo. Non mi dimenticate questa cosa. Se poi il gold piuttosto che le azioni, perché non c'è sì. una... Abbiamo detto che comunque è possibile anche utilizzarlo sulle azioni, ma se riesci sì. a far vedere un... diciamo, una giusto per curiosità vi faccio vedere il crollo COVID della Microsoft. Crollo COVID, provate a indovinare qui che cosa c'era, ovviamente. Non serve neanche che ve lo metto, si vede a vista d'occhio, no? Ok, questa era Microsoft. Ovviamente noi, come vedete... Deve avere un occhio particolare, sviluppare sicuramente un occhio particolare per identificare sì. quelle zone lì laterali, perché il dubbio è la domanda che ti fece anche allora nel primo webinar, era qua, come identificare il giusto range. Intervallo, sì. Beh, ovviamente quello sarà un tuo segreto che poi magari spieghi anche nei tuoi corsi. Però è sicuramente affascinante vedere come poi sia molto preciso e tu lo sì. fai in maniera anche molto naturale, no? Vai a prendere proprio dei determinati periodi che io non riuscirei magari a intercettare sì. così con quella perfezione. Sì, questo purtroppo in un webinar non uscirei mai a farlo vedere, però potete provare i nostri corsi, tanto se chiedete, anche perché i nostri studenti sono qui dentro, i nostri corsi sono a prezzi per persone normali, ecco. Allora, okay. Vi faccio vedere oro. Ma lo riesci a fare dal box scanner? Sì, certamente. Così. Allora, andiamo a vedere oro. Vi faccio vedere i vari time frame. Partiamo dal più alto, dal daily. Okay? Il daily, come vedete, non si evince niente per il momento. Infatti il livello vi dice non attivo. Ok? Perché il prezzo continua a congestionare qui dentro. Ora vi dico anche un'altra cosa. Quando il prezzo tanto più va a intersecare intorno al POC precedente, tanto più avverrà una reazione. Ecco perché noi, se andate nelle nostre live, lo dico nelle mie live del canale YouTube, avevo avvisato tutti i nostri la community che era pronto a partire, perché si sta andando a congestionare qui intorno a questo POC. Tanto più lo vedrete congestionare intorno al POC del passato, tanto più arriverà la reazione decisa. Okay? Quindi qua, per esempio, il POC non ci dava un'informazione di rimbalzo, ma un'informazione di partenza. Ok? Ora vi faccio vedere anche l'oro su H4, vediamo se c'è un POC nelle vicinanze. Guardate questo, penso che parli chiaro, non devo neanche rispondere. Ovviamente una cosa che mi sono dimenticato, ve lo dico però nel webinar gratuito che vedete sul nostro portale, non bisogna entrare esattamente al POC, bisogna stare leggermente più alti. Vi spiego perché, ve lo faccio vedere anche. Se io metto il mio volume profile, qua c'è un rigonfiamento lungo, la linea è solo il prezzo più interessato dai massimi ordini. Mentre il rigonfiamento è appena viene toccato, come vedete qua c'è un'altra punta che probabilmente è quella che ha generato la partenza, infatti è questa. Il rigonfiamento di quest'area aiuta il prezzo a ripartire, perché tutti i compratori qui intanto hanno già difeso la prima volta qui e qui hanno difeso la seconda volta innescando questo, come vedete. Quindi quando utilizzate, intanto vi regaliamo anche il volume profile, questo qui che vedete della MT4. Quando vedrete avvicinarlo vicino alla linea, non necessariamente la toccherà, perché quello è solo il prezzo più lungo, anche perché qua siamo in H4. Come vi ho già detto, se fosse weekly, la linea avrebbe più valenza. Man mano che ci abbassiamo di time frame, ha più valenza il rigonfiamento che solo la linea. Ok, quindi questa è un'informazione che dovete conoscere. Quindi vi regaliamo anche questo, il volume profile per la MT4 insieme al POC scanner, se volete provarlo. Quindi, come vedete, oro, la reazione c'è stata più che decisa. Anche argento,
ve lo faccio vedere, l'altro ieri ci fu la reazione, mi sembra. Vediamo se c'è ancora. Non era H4, forse era... Vediamo se era H1. H1 argento. No, non era H1, perché dipende dai time frame in cui lo andiamo a guardare. Vediamo se era 30 minuti. No, non c'è più purtroppo. Calcolate che il POC cambia man mano che il prezzo va avanti. Non vado più a guardare il periodo in cui vado a guardare dietro e da dove parte la linea. Quindi non so più com'era il POC qui dietro. Quindi man mano che va avanti il prezzo, qui 30 minuti, il POC cambierà. Se io adesso lasciassi questa schermata aperta, questo POC, alla fine si sposterà o qua sopra, dove inizierà a trovare più accumuli qui su. Tipo tra un po' si sposterà probabilmente qua. Ok, questa è un'informazione. Ok, quindi è anche dinamico, perfetto. Eh sì. Va bene. Ok, io vedo che non ci sono altre domande, era una inerente alla registrazione che ovviamente domani la invierò a tutti gli iscritti, quindi domani sul tardo pomeriggio vi invio l'email con appunto la registrazione. E nulla, poi per il resto potete contattare direttamente Massimo che vi sta mostrando appunto il sito. Potete seguirci allora sul nostro canale YouTube oppure sul nostro sito web che è vmtradingmanagement.com. Qui ci sono tutti i riferimenti di tutti i nostri canali, canale Telegram che è gratuito, Facebook gratuito, Instagram gratuito ovviamente, e poi ovviamente per chi sceglie di essere un nostro studente, sceglierà o vorrà provare a essere un nostro studente, avrà tutto ciò che avete visto prima, cioè il test settimanale dove mettiamo alla prova gli studenti, abbiamo analisi tecnica, money management, mindset, volume profile ovviamente, smart money che è partito quest'anno, da gennaio partiremo anche con il nuovo corso per le cripto che comprende ovviamente anche il volume profile, questo qui, il trading plan, che dura un mese, questo potete farlo anche solo un mese, per vedere come noi ci prepariamo all'operatività, che è fondamentale, non si va a cercare un asset a caso, ma bisogna andare a fare uno studio dietro, quindi questo è tutto ciò che noi abbiamo da offrire a coloro che vogliono provare. Perfetto, va bene, ok, grazie Massimo per questo altro interessante webinar. Grazie a te, Giuseppe. E vi do appuntamento ai prossimi webinar in casa TIC1000 e vi auguro una buona serata. A presto. Grazie a tutti. Ciao Giuseppe.